Voglio lasciare un messaggio a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza, ma anche alle donne che ogni giorno affrontano delle difficoltà diverse. I'm so proud of you, sono così orgogliosa di voi per tutto quello che state facendo nella vostra vita, per tutte le difficoltà che avete sorpassato, per tutti i limiti, per tutte le challenges, per tutto quello che la vita vi ha messo di fronte. Sono orgogliosa delle persone che siete diventate. Ciao amici, ciao amiche, this is Jaya, the Indian Girl, welcome back to my YouTube channel. In questo video vi racconto un momento della mia vita molto forte, molto particolare. Ho avuto bisogno di tempo prima di poterne parlare pubblicamente attraverso un video, non tanto per una questione di coraggio, bensì di forza. Forza per riuscire a trovare le parole giuste per descrivervi le emozioni che ho provato in una delle esperienze sicuramente più traumatiche della mia vita. In realtà parlo di un tema, quello dell'aborto spontaneo, molto diffuso, molto più comune di quanto si possa pensare, solo che in realtà nessuno ne parla o pochi lo fanno e per questo mi sono sentita in dovere di condividere la mia esperienza, come ho fatto anche in altri video, perché come sapete credo fortemente nello sharing is caring, ma soprattutto perché anch'io questa volta sono stata salvata dallo sharing. Dalla condivisione. Nulla mi ha aiutato tanto quanto la condivisione di altre donne che hanno avuto la stessa esperienza. Proprio per questo, in quel periodo mi ero ripromessa di girare questo video. Questo video che arriva a distanza di tantissimo tempo perché tutto è successo tra settembre e ottobre 2019. Però, come ho detto prima, per riuscire a parlarne pubblicamente attraverso un video e condividere proprio la mia esperienza, c'è bisogno di tempo perché anche se la ferita è chiusa, fa sempre male. Credo di aver spiegato in modo esauriente il motivo per cui voglio fare questo video e condividere la mia esperienza, però ci tengo a sottolineare per tutte le donne lì fuori che guardano il mio canale e che hanno passato o che passeranno questa esperienza. Succede veramente a tantissime donne e anche se la società vuole farlo passare come un tabù, ovvero una cosa sulla quale è meglio non parlare, in realtà noi donne abbiamo il diritto di conoscere la realtà dei fatti, e la realtà dei fatti è che è una cosa che accomuna tantissime donne, è una cosa frequente, non dobbiamo sentirci sole. Questo è il motivo per cui voglio fare questo video, perché io avrei veramente apprezzato un contenuto del genere quando mi è successo. Spero davvero che possa aiutare qualcuno e vi ringrazio comunque per guardare questo video perché vi anticipo sarà sicuramente molto lungo. Non è facile per me affrontare queste tematiche in modo breve. Non tratto nemmeno le cose superficiali in modo breve, sicuramente lo sapete se mi seguite da un po' di tempo e se non lo fate vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video. Questo video potrebbe essere molto lungo, disclaimer, anche perché ricordare questo evento, gli eventi passati e tutte le emozioni potrebbe richiedere delle pause da parte mia, quindi siate buone. Voglio iniziare questa favola, e magari alcuni di voi si stupiranno per aver usato il termine favola, però come tutte le fiabe ha un bellissimo lieto fine che si chiama Julian. E come tutte le fiabe inizia con una situazione idillica, perfetta, che viene messa alla prova. Descriverei questa esperienza come una challenge, una sfida che io come donna, noi come coppia, noi come famiglia, io e Ian, abbiamo dovuto affrontare. Non sarà la prima, non sarà l'ultima, sicuramente è stata una challenge, una sfida che ci ha messo a dura prova. C'era una volta una coppia innamorata che, tornando da un viaggio a Bali, scopre con sorpresa di non aver fatto un viaggio romantico a due, bensì in tre. Ho scoperto di essere incinta con un test al mio rientro da Bali. Mi sentivo strana e per la prima volta ero veramente diversa. Abbiamo fatto questo test proprio al rientro ed è stato incredibile. Siamo scoppiate a piangere ed è stata una delle emozioni più forti della mia vita. Eravamo colmi di felicità. Una felicità talmente ingombrante da voler essere condivisa subito con la nostra famiglia e i nostri amici più stretti. Devo essere sincera con voi, non avevo cercato una gravidanza perché, voi sapete, ho passato gli ultimi anni orientata davvero
all'azienda e per raggiungere il livello di vita che volevo per una famiglia, mi ero rimboccata le maniche e avevo veramente messo in un cassetto questo sogno di maternità. Abbiamo deciso di provarci a Ferragosto. Il nostro volo sarebbe stato il giorno dopo e eravamo veramente convinti ci volessero mesi dopo la mia esperienza con la pillola anticoncezionale durata un decennio. Con nostra grande sorpresa, appunto, torniamo da Bali scoprendo di essere in tre. Lo condividiamo con la nostra famiglia e la felicità si moltiplica, una felicità talmente ingombrante e invadente da rendere difficile per me non condividerlo con voi, con la mia community, con la mia Joy Family. A questo punto della fiaba, scusate se la chiamo così, però c'è sia l'elemento sorpresa che l'elemento mistico. Metà settembre, presumibilmente incinta di 3-4 settimane, vado a un evento di Garnier. Se vi ricordate, nel 2019 sono stata brand ambassador di Garnier e di L'Oréal e sono stata invitata a Milano ad un evento. In questo evento, come tutti gli eventi, ci sono tantissime cose da fare. C'è il buffet, c'è il briefing, c'è la presentazione, ci sono tante cose anche di intrattenimento. E una di queste era la cartomante. Io non so se voi credete nell'astrologia. Io sì. Io sì, e ve ne ho già parlato su Instagram, vi ho già parlato di quanto ero in fissa con l'oroscopo e di quanto abbia molte volte indovinato poi il corso della mia vita. Ecco, di questo magari ne parleremo in un altro video perché è un altro dei temi che mi intrippano. Fatto sta, per farla breve, decido di farmi leggere le carte. Ricordo perfettamente tutto l'accaduto, cioè come se fosse ieri, perché è stato un evento che mi ha segnato così tanto. La cartomante mi ha chiesto di scegliere tre carte all'interno del mazzo e prima di svelare ogni carta, mi chiedeva una domanda, un tema. Ho chiesto in ordine, come andava l'azienda, il business, come andava la mia famiglia e poi ho svelato di essere in dolce attesa e quindi la terza carta me la sarei giocata sulla futura gravidanza. Prima carta, imperatore. Simboleggia forza, concretezza, energia. Parla di equilibrio e di situazioni durature che durano, che sono destinate a durare. Carta super positiva. La cartomante mi dice che può essere relativa al mondo degli affari, alla carriera. Infatti, avevo da poco ho aperto la filiale in Italia e il business stava andando veramente molto bene. Seconda carta, il Papa. È una carta che rappresenta la lealtà, la franchezza, il rispetto per gli altri. È una carta che suggerisce di appoggiarsi a qualcuno in modo spirituale. Secondo la cartomante, rappresenta il matrimonio, se la persona che si sta facendo leggere le carte è sposata. Per questo io super positiva, sposa da un anno, super felice di essermi appoggiata al mio partner come spirito guida nella vita. Voi sapete che Jan per me non è solamente mio marito, ma è il mio bestie, il mio best friend, partner in crime e secondo la cartomante anche la mia guida spirituale, che ci sta, è quello che riesce, diciamo, a dare un equilibrio a tutte le mie emozioni. Terza carta, l'appeso. L'appeso è una delle figure all'interno dei tarocchi più enigmatica perché si possono attribuire tantissimi significati diversi e anche contrastanti. Da una parte viene associato ad una persona che è attaccata a qualcosa, che è in attesa di qualcosa, che sta facendo un sacrificio. Può anche simboleggiare i diversi punti di vista e il fatto di non lasciarsi influenzare da nessuno. Può descrivere anche una persona molto attaccata ai suoi valori, ma secondo la cartomante aveva un significato diverso in quel contesto. Quando ho tirato fuori la carta si è completamente oscurata. Cioè, il suo volto è diventato un po' più triste. Sicuramente nemmeno lei era brava a nascondere le emozioni. Il fatto è che la carta dell'appeso, nel contesto della mia domanda, non era assolutamente positiva. Quello che lei mi ha detto è che riuscirò a raggiungere il mio obiettivo, però non sarà così semplice e ci saranno degli ostacoli.
La cosa mi ha turbato tantissimo quel giorno, però non volevo che delle credenze poco scientifiche incidessero sul mio mood e anche su quello che stava succedendo, anche se voi sapete che io credo particolarmente a queste cose, però non volevo assolutamente essere influenzata. Piccola parentesi prima di continuare, ma voi queste cose non vi fanno strippare perché... Se avete visto anche gli altri video, come per esempio quello sull'adozione, se non avete visto vi lascio il link qui o sotto nell'info box. Descrivo la mia vita come se fosse un film, proprio perché ci sono queste cose. Ve ne ho parlato anche quando vi ho raccontato di come ho conosciuto Ian, cioè ci sono troppe coincidenze. Io credo tantissimo nel destino e il tatuaggio di Ian. Ve ne ho parlato nei video precedenti, ma sono cose che mi fanno davvero strippare. Molte volte penso, ma cioè... Cut, cioè la mia vita è un film o succede che io sono l'art director di me stessa e mi sto creando un film? Non lo so, a volte sono in questo loop e non so trovare risposte. Comunque condivido con voi la mia esperienza perché così magari mi potete dare la vostra opinione, vi aspetto nei commenti e andiamo avanti. 1 ottobre 2019, data funesta, prima visita ginecologica, io e Ian... Thrilled, over the moon, cioè super happy. Avevamo la possibilità finalmente di vedere per la prima volta il feto, il nostro bambino. Arriviamo dal ginecologo e vi giuro, ero, cioè, non riuscivo nemmeno a parlare, stringevo solo la mano di Ian. E lì ho iniziato quella che è stata, come vi ho detto all'inizio di questo video, l'esperienza più traumatica della mia vita. Io lo so che il ginecologo probabilmente vede donna incinta dalla mattina alla sera, però c'è sempre bisogno di un po' di empatia. E questo primo ginecologo, perché voglio sottolineare, non è la ginecologa che ho adesso, è stato uno degli uomini più freddi, dei professionisti più freddi che io abbia mai conosciuto e facendo un lavoro che non gli permette di essere poco empatico e freddo, è davvero triste. Credo che l'entourage di quello che è successo, quindi non soltanto il fatto in sé di aver subito un aborto, ma anche come mi è stato detto e tutto il resto di cui vi racconto in questo video, ha fatto sì che la mia esperienza è diventata più traumatica di quello che già era. Penso che la visita dal ginecologo sia durata un minuto. Non ho avuto nemmeno l'accortezza, la sensibilità, l'empatia di monitorare per un po' di secondi, minuti. Appena è entrato con la sonda mi ha detto semplicemente: signora, non c'è battito, non c'è feto, non c'è niente, lei non è incinta. Me l'ha detto così, tra l'altro in tedesco, e io credo di non aver mai sentito un dolore simile al petto. E ovviamente, sicuramente lo sapete se mi seguite, soffro di attacchi di panico e quindi mi è venuta un'ansia e un attacco. Sono stata malissimo. E Ian era sotto shock, quindi lui mi ha aiutato, supportato, sostenuto, però anche lui stava malissimo. Ho passato quel pomeriggio e quella sera in lacrime, non ho mai smesso di piangere e sono andata a casa della mia amica, della mia migliore amica, perché non riuscivo nemmeno a capacitarmi di quello che stava succedendo. Il giorno dopo vado all'ospedale con una nuova consapevolezza, perché dopo aver pianto tutte le lacrime possibili e immaginabili, aver cominciato a ragionare sul fatto che è una cosa che succede a tantissime donne, soprattutto alla prima gravidanza, che comunque non era nemmeno un feto perché aveva poche settimane. Insomma, cercando di autoconvincermi di queste cose che sono reali, sono vere, però quando succede la tragedia, proprio quando è appena successa, non esistono argomenti che ti fanno davvero ragionare. Vado in ospedale. E sono pronta, mi fanno la visita, cioè ovviamente compilo tutte le carte, eccetera, eccetera, e mi fanno la visita per
per verificare che appunto sia tutto a posto per il giorno dopo, perché assurdità più assurdità, o almeno questo è successo in Austria, danno 24 ore di tempo da quando tu presenti le carte per la pillola o il raschiamento, per pensarci, ma, cioè, io non avevo voglia di discussioni, però io capisco se voglio fare un aborto volontario, ci sta, date il tempo per pensare, per cambiare idea, una decisione molto importante, io l'appoggio perché io credo che una donna abbia la libertà di scegliere cosa fare del suo corpo e della sua vita, sempre e comunque, però ci sta 24 ore di tempo per essere convinti della propria scelta. Ma nel mio caso avevo già una placenta grande, però non c'era battito, cosa devo pensare? E per farla breve, ragazze trovano un battito e io ho una crisi di panico assurda, comincio a urlare e Jan vicino a me non sa più cosa dire, cosa fare, cosa pensare e abbiamo uno shock dopo 24 ore in cui ti autoconvinci che purtroppo non è andata, purtroppo è finita, eccetera. No, cioè, non riesco nemmeno a spiegarvi, non riesco a descrivere. Chiedono un consulto di un altro medico, quindi arrivano praticamente in tre, perché non vogliono sbagliare, e tutti sostengono che ci sia battito. Ero confusa e stordita. Queste sono veramente le due parole che mi vengono in mente per riuscire a descrivere davvero quello che stavo provando. Partiamo per l'Italia perché avevo bisogno di stare con i miei, soprattutto con mia mamma. Non potete immaginare quanto una donna in quel momento abbia bisogno della sua mamma. Cioè, io che sono proprio figlia di mio padre, nel senso che io cerco quasi sempre mio padre, sono super attaccata a mio padre, cioè ovviamente anche mia mamma, però mio papà. In quei momenti lì vedevo solo mia mamma. Quindi partiamo per l'Italia e aspetto queste analisi del beta, adesso non mi ricordo neanche più come si chiama, delle analisi del sangue. Mamma ovviamente era stata al telefono con me nelle 24 ore precedenti e aveva pianto con me, la mia famiglia aveva pianto con noi, le nostre famiglie avevano pianto con noi e lei non si riusciva a capacitare di questa cosa e la sua reazione è stata rivolta alla rabbia, nel senso che lei si è arrabbiata con i medici, con i ginecologi, con tutti e mi ha prenotato una visita qui in Italia perché ha detto no, non, cioè, non si può far passare questa cosa a una donna, bisogna essere sicuri di una cosa. Perché l'ultima cosa che mi avevano detto all'ospedale era rivediamoci fra 5 giorni. Allora loro pretendevano che una donna stesse con il nodo alla gola per 5 giorni senza una vita, perché vi assicuro io non mi ricordavo di mangiare, di andare in bagno, di dormire, non volevo fare niente, cioè ero sospesa in un filo ed è stata la sensazione più brutta proprio di tutta l'esperienza, proprio perché una volta che accetti il fatto di aver subito un aborto spontaneo, accetti la perdita, accetti il fatto che sia una cosa che purtroppo succede, in qualche modo metti il cuore in pace. Quando poi invece cambiano le carte in tavola e ti dicono improvvisamente che c'è battito e che c'è assurdo. Assurdo, questa cosa mi ha segnato e probabilmente mi ha cambiato in modo. Tanto sa che arrivo in Italia, faccio questa visita e non c'è niente da dire. Non c'era battito e non so perché la placenta continuava a crescere nonostante l'embrione non si fosse sviluppato ed è il motivo per cui oltre a crescermi un pochino la pancia, avrei avuto poi bisogno di un raschiamento. Quello che mi dice la ginecologa qui in Italia è che a volte alcuni medici scambiano il battito della madre come il battito del feto. E sicuramente è un errore madornale, però capisco anche che siamo degli esseri umani e che ci possono essere degli errori. Quello che non perdono, non ho perdonato e non perdonerò mai è il fatto che prima di dare un'informazione a una donna, a una madre, o meglio a una mom to be,
bisogna magari essere davvero sicuri. Quindi io avrei piuttosto fatto più analisi. Non capisco come certa gente possa mancare di empatia, come è successo con il primo ginecologo. Ho dimenticato pure il nome perché, come sempre, la mia mente cancella i miei ricordi tristi. Ci vuole professionalità e soprattutto in quegli ambiti là ci vuole un sacco di sensibilità. Dopo la visita in Italia vado a fare il raschiamento a Trento. Ricordo quel giorno di essere stata completamente off. Jan era con me, mi teneva la mano, ma anche lui era off e senza volerlo, senza farci del male, ognuno di noi cercava di assorbire il dolore nel miglior modo possibile. Io ricordo di aver visto un sacco di Netflix perché siamo stati tante ore all'ospedale e non volevamo parlare tra di noi. Ci tenevamo la mano, però non riuscivamo. Come ho detto prima, ognuno cercava di salvarsi. Ricordo di aver visto Ian con le lacrime agli occhi quando sono andata via, cioè quando mi hanno portato con il letto nella sala operatoria. Dopo quel giorno, credo di aver avuto 2 giorni di low, di momenti down, e come al mio solito ho cercato di vederci il positivo. E come al mio solito, come ho fatto molte volte nella mia vita, ho deciso di salvarmi con il lavoro. Quindi ho assunto 2 persone quasi subito, ho iniziato a lavorare come una matta, staccano vista a dir poco, proprio perché il mio lavoro innanzitutto mi dà felicità e poi mi permette di non pensare, perché è un lavoro talmente frenetico che non hai spazio per altro. E pian piano la ferita si è chiusa anche se questa altalena di emozioni, prima no, non c'è battito, poi sì, poi no, poi c'è, questa cosa mi ha traumatizzato, cioè sì, è proprio un trauma. Abbiamo aspettato 3 mesi prima di riprovarci e ci abbiamo riprovato il weekend del mio compleanno e sono rimasta incinta subito di nuovo, e come ogni fiaba che si rispetti, anche questa ha un lieto fine, che si chiama Julian ed è veramente l'amore più grande della mia vita. E questa mica è la mia storia, la storia del mio aborto prima di Julian, e questo video per me è molto importante perché è una promessa che ho fatto a me stessa quando il potere della condivisione mi ha aiutata a sollevarmi. Quello che voglio assolutamente trasmettere attraverso questo video, soprattutto alle donne che hanno avuto la stessa esperienza, è che non siete da sole. Non siete sole. Ci sono un sacco di donne che hanno avuto la vostra stessa esperienza e possono darvi conforto. Perché quel me too, quel è successo anche a me, Jaya, sono state davvero le parole che mi hanno risollevato da uno dei dolori più profondi che io abbia mai provato nella mia vita. Vi dirò una cosa e sarò onesta con voi. È una ferita che si chiude ma non si cicatrizza mai. Perché ogni volta che succede a un'altra donna o si leggono cose simili fa sempre un po' male. Credo che sia perché quello che davvero si prova quando succede una cosa del genere è un senso di impotenza e anche una certa rabbia verso il proprio corpo, perché noi donne tendiamo a accusare il nostro corpo, a darci le colpe, e questo senso di colpa super sbagliato è quello che poi ci fa sprofondare in un'infinita tristezza. Il senso di colpa mi aveva davvero fatto stare male, mi sono sentita in colpa verso Jan, verso la coppia, verso la nostra famiglia. Mi sono sentita come se il mio corpo fosse sbagliato, come se il mio corpo non riuscisse a fare qualcosa che di natura dovrebbe saper fare. Non cadiamo in queste misere considerazioni, perché la realtà è che ci sono tantissimi modi per fare una famiglia e allo stesso tempo ci sono anche un sacco di sfide, di challenges nella vita. Questa è sicuramente la challenge, la sfida più grande che io, noi come coppia abbiamo affrontato, e non voglio cancellare dai ricordi questa esperienza, perché ogni volta che vedo Julian mi sento così fortunata e ogni volta mi dico che se non fossi passata
attraverso questa esperienza tragica non avrei potuto abbracciare il mio rainbow baby, il mio Julian, perché non sarebbe stato lui, non sarebbe lui. E io credo nel destino, quindi come sapete it was meant to be, ed è quello che mi fa andare avanti ogni giorno. Voglio lasciare un messaggio a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza, ma anche alle donne che ogni giorno affrontano delle difficoltà diverse. I'm so proud of you, sono così orgogliosa di voi per tutto quello che state facendo nella vostra vita, per tutte le difficoltà che avete sorpassato, per tutti i limiti, per tutte le challenges, per tutto quello che la vita vi ha messo di fronte. Sono orgogliosa delle persone che siete diventate. E la morale di questa storia, ragazze, è che dopo ogni tempesta c'è sempre un arcobaleno e il mio si chiama Giulia. Grazie per aver guardato questo video fino adesso. Ci vediamo nel prossimo video. XOXO, The Indian Girl.